Diamo il benvenuto al Cannes Film Festival a Mario Bonetti, co-regista e autore del documentario La Contea e la Nebbia. Mario, ben ritrovato al Cannes Film Festival, grazie. Ti do il benvenuto e ti chiedo, ormai non ti chiedo più le prime impressioni, ti chiedo se ci sono stati dei cambiamenti che hai notato rispetto agli altri festival. Ma ti dico, più che cambiamenti, si mantiene sempre la stessa linea di una ricerca sempre di qualità e di dare poi sempre lo spazio a tutti di poter parlare, confrontarsi, dai più bravi ai meno bravi, da chi ha fatto un lavoro eccelso a chi deve comunque sempre migliorare. Al Cannes Film Festival c'è sempre questa possibilità di confronto che è poi il motivo del perché si viene sempre volentieri. Grazie intanto. Ti faccio un'altra domanda ed è quella di spiegarci in poche parole di che cosa parla il tuo documentario. Ma il mio documentario parla di una storia italiana. Abbiamo raccontato le vicende di una piccola frazione in provincia di Brescia che si chiama Barco. Abbiamo scelto questo paese proprio perché il nome Barco deriva da Barchessa, cioè Cascina, Cascinale, ed è un nome molto comune in tutta Italia. E la storia che raccontiamo è poi una storia molto comune in tutto il territorio italiano, ossia abbandono, degrado del patrimonio artistico e culturale che purtroppo per un'abbondanza che abbiamo in Italia di opere d'arte, di storia, di cultura, spesso la microstoria e le parti un po' più piccole vengono abbandonate. Tu hai partecipato anche l'anno scorso, se non ricordo male, al Cannes Film Festival. Due anni fa, perdonami, la memoria è quella che è. Con un'opera che era totalmente differente rispetto a questo documentario. Perlomeno quella era un cortometraggio, se non mi ricordo male, mentre questo è un documentario, corretto? Sì. Perfetto. Qual è stato il passaggio da questo corto a un documentario di questo tipo? Ma il documentario parte un po' con la volontà di raccontare una storia, poi il minutaggio, diciamo, era superfluo, quindi noi siamo partiti con l'idea di accumulare materiale per poter raccontare la nostra storia. Anche se fosse uscito di 10 minuti saremmo stati contenti lo stesso, alla fine dura 1 ora e 20, quindi il materiale e la storia che c'era dietro valeva la pena di essere raccontata, quindi noi mettiamo sempre davanti la storia. E quello che poi c'è dietro, diciamo, viene dopo. Ci lasciamo trascinare dallo scorrere delle cose. Dall'ispirazione. Esatto. E da dove è nata questa ispirazione? La storia, da dove è nata? La voglia di raccontare questa storia? Beh, nasce perché comunque sono posti che, ovviamente, le storie quando si raccontano bisogna conoscerle. Il paese di cui noi parliamo è un paese dove io poi sono cresciuto, vicino a dove noi abitiamo, e quindi passandoci anche quotidianamente si vede il degrado, l'abbandono, si vede un mondo che sta finendo e c'è rammarico, tristezza, anche un po' di fascino. E quindi questi spunti ci hanno portato poi a raccontare la storia. Ti aspetti qualcosa da questo festival quest'anno? Mi aspetto quello che mi aspetto sempre, di divertirmi e basta. Molto bello. Senti Mario, io intanto ti ringrazio per esserti prestato anche questa volta all'intervista qui con noi in sala stampa e ti auguro un in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a te.